Ora procediamo nel togliere tutte le viti che riguardano la pompa e il termostato, più precisamente il coperchio del termostato, perché c'è una cannuccia di collegamento fra i due e è rigida la cannuccia, non si toglierebbe soltanto la pompa se non andiamo a togliere anche diciamo, l'alloggiamento del termostato. Quindi ho già tolto tutti i dadi, i bulloni, quelli che ci sono, e andiamo a sfilarla così, in questo modo. Qui ci troviamo la pompa e il gruppo dove andrà alloggiato il termostato. Si presenta così. Quello che andremo a sostituire noi sarà tutto questo gruppo qua e una cannuccia nuova in plastica con dei vidari che poi magari perde. Ecco, questa è la pompa, vedi? C'è questo funzionamento qua. Non so se da lì si riesce a vedere, ma qui è l'interno, il cilindro del motore. Si vede proprio la camicia dove scorrono i pistoni. E vi posso dire che all'interno è nuovo praticamente. È praticamente nuovo, ben conservato. Adesso poi andiamo a pulire tutti i piani per poi ristallare i componenti nuovi. Questo provvisoriamente lo togliamo. E ce lo mettiamo qua. Ovviamente qui ci andranno tutte le guarnizioni nuove. Qui, diciamo, della pompa dell'acqua ha un O-ring, cioè un gommino di gomma, un gommino, mentre qui c'è proprio la guarnizione sua, qui c'è la guarnizione sua, dove noi andiamo a mettere un sigillante, si chiama ermetico, qui e qui. Qui invece ci mettiamo un altro tipo di pasta, per sicurezza ci mettiamo un silicone. Adesso vado a prendere un po' di carta vetrata, gli do una botta a mano con la carta vetrata. Vado a prendere il kit di distribuzione in magazzino. Questo è il kit che sto utilizzando io, marca INA, comunque una marca buona, io l'ho testato tantissime volte, sono molto affidabili. Il kit si presenta così, ovviamente la nostra cinghia di distribuzione, non vi fate fare curve troppo strette, si raccomanda anche la casa costruttrice, massimo così, non le schiacciate troppo quando le maneggiate, perché si possono danneggiare. E poi qui sotto abbiamo i cuscinetti che sono uguali in questo caso, sono due cuscinetti identici. Poi qui ci sono l'etichetta, magari dopo ci andiamo a prendere e ce la mettiamo così ce lo ricordiamo. Questo in maniera molto semplice. Generalmente uno qua e uno qua, così. Ricordatevi che quando abbiamo tolto c'era il centraggio su questo superiore, anche su quello inferiore, però sta dentro il cartellino in metallo, non so se vi ricordate l'altro episodio. Blocchiamo subito, se no uno rischia poi che se lo dimentica. Ecco qua,
E questo pure sta a posto. Qui abbiamo sempre la nostra pompa che sta in tiro. Questo ce lo riappoggiamo così, se no poi ce lo dimentichiamo anche lui. La fase qui, non so se voi lo vedete, gli avevo fatto il segno, no? Col pennarello, per verificare che non si spostava da solo, magari non ci facevo caso, ed è in linea. Questa pure è in linea, e quello sotto c'è sempre il foro di centraggio, che però io il motore non l'ho mosso, perciò così deve essere rimasto. Adesso ci posizioniamo la cinghia al suo posto, mettiamo la scritta sempre in maniera visibile che la possiamo leggere. Questo ci denota il fatto che l'abbiamo messa al verso giusto e la andiamo a posizionare. Adesso la pompa, come potete vedere, è leggermente in tiro, c'ha praticamente la punta che è leggermente curvata sulla sinistra, sulla destra, scusate. Quindi i denti non combaciano perfettamente, bisogna far arretrare poco poco la pompa. Facciamo una cosa, fate sempre molta attenzione a tutta la cinta e tutto il resto. Allora, voi non, forse non lo vedete da lì, però io qui mi trovo quasi dente e dente, devo far ruotare leggermente indietro la pompa del gasolio per abbracciare la cinghia. Vediamo se ce la facciamo così, eh. In questa maniera, non so se avete fatto caso al centraggio che ha avuto, in modo che siete sicuri. La cinghia vedete, questa è un'operazione un attimino delicata che voi dovete affrontare con molta calma, perché se perdete la pazienza, lasciate sta che non è aria. Ecco, controllate che più o meno stia in linea. Ma questa è una cinta grande, quindi ci va quasi da sola praticamente in linea. Questa facciamo uscire un pochettino così. Adesso andiamo a lasciare libero la molla, in modo che si va a tensionare da sola. Vedete? È andata in tensione. Questa è tornata dritta, come potete vedere, è libera, perché adesso praticamente stando, diciamo, in fase perfettamente, le due pulegge, albero a cam e albero motore, la tengono in linea. Prima perché non c'era la cinta, quindi era leggermente girata, perché questa ha i pompanti precaricati. Quindi adesso invece, rimettendola con i denti inserita dentro, lei è tornata al posto suo, difatti eccolo qua. Possiamo tranquillamente mettere e levare questo qui. Voglio riprovare un attimo questi, perché non mi ricordo se l'avevo stretti parlando con voi, a volte sì, ma comunque sono stretti. Ok. Bene. Cinta tensionata. Perno e foro, questi li togliamo, non ci servono più, ci si può fare monopattino. Questa pure non ci serve più, che era la scatola della pompa dell'acqua. E adesso vado a prendere il cartellino che poi andava qua. Quanto ci abbiamo di batteria? Quasi finita, bisogna cambiarla. Vi ricordate che avevo detto qui c'era il centraggio e il rasamento e la rondella? Anche qui stessa cosa, vedete, spessore e rondella. Vedete quello che vi dicevo? Il foro, la chiave si infila qui e va qui dentro praticamente per il centraggio della fasatura. Praticamente questo in automatico ha fatto in modo che la cinta si tensionasse. Come allentate questo, il cuscinetto si muove, bascola, quindi siccome che il perno sta sul basculante, gli va presso. Di conseguenza,
Vediamo se ci combaciano i buchi. Ecco, quello importante del carterino, che erano questi. Ecco qua, che tornano gli zingari col ferro. Che mancavano? Mi stavo da preoccupare. La domenica è così qua. Vengono a trovare, passano per strada, raccolgono il ferro. Dobbiamo da mettere un tappo perché questa c'aveva una predisposizione, la pompa nuova, che la vecchia non aveva. Quindi ci danno un tappo dentro e mettiamo un po' di Teflon e lo chiudiamo. Devo rimettere la puleggia. Come vedete il segno è tornato al punto suo. Fate sempre un check di ciò che fate, in modo che non vi dimenticate nulla da stringere. Questa in fase ce l'abbiamo, questa c'è, questa c'è. Andiamo a rimettere il carterino. Si lamenta. Beh, certo, questo è un video molto molto tecnico. Sarà per una fascia di persone proprio che si, quelle che interessate, perché capisco che tantissime persone dicono: a me, ma che mi frega di quello che stai a fare? Giustamente, però magari può tornare utile a qualcuno che c'ha bisogno di vedere di che stiamo parlando. Poi comunque dopo, quando cominciamo a uscirci, facciamo i video più dedicati alla natura, alle passeggiate, alle uscite, alle piazzole, insomma, a quello che troviamo. Magari per tante persone forse è più interessante. No, io ho cominciato con questi perché giustamente parto da qui. Poi dopo andiamo a pulire anche meglio, eh. Ora ci puliamo questo piano, che è tutto, vedete, tutto piano di calcare. Allora, l'alternatore che ho trovato è della 3F, modello Marelli, eccetera, eccetera, 65 A. Questo invece era 45 A. Vedete? Ve lo faccio vedere dentro. Ho scartabellato dappertutto per cercare, perché li fornivano tutti grosso modo 55 A. Io però ho visto che ce n'era un tipo, c'è cioè una marca, una casa che lo faceva un po' più potente, e quindi ho fatto un po' di ricerche e sono riuscito a trovarlo. E l'ho preso quello più grande che c'era, insomma quello più potente che ci poteva essere. Poi magari un giorno mi inventerò qualcosa, farò una modifica, non lo so, mentre magari sarebbe ideale un 80, un 100 ampere, sarebbe proprio l'ideale. Comunque eccolo qua, vedete, 65 ampere, ed è identico a quello, sia come attacchi, come tutto, puleggia, è tutto uguale. Adesso vediamo se riesco a farvelo vedere, vedete? È identico, però un alternatore nuovo è credo importantissimo per, soprattutto per camper. Questo me lo porterò dietro, che si sa mai. Fortunatamente queste cose diciamo, sono sostituibili anche in viaggio, quindi vieni, fammi assaggiare, vieni. Mia moglie che mi fa pss, 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 pss. Non capivo che cos'era. Era lei che mi voleva assaggiare una ricetta che sta facendo, che poi sarebbe il picchiapò. Fammi assaggiare. Brava, ottimo il picchiapò. Ora vi racconto un aneddoto mentre montiamo questo.
Sto picchiapò, ci è venuta voglia, perché noi abbiamo due amici, sempre camperisti, molto simpaticissimi, anzi, sottolineo, hanno un canale, se non li conoscete, seguiteli perché veramente vi fanno passare 20 minuti, 30 minuti in compagnia a ride, risate. Sono due persone squisite, si chiamano Pasquale e Samantha, e hanno un bulldog francese, un cane, un cagnoletto, che si chiama Bullo. Il canale si chiama Campo Brace e l'amico Bullo. Se ancora non l'avete seguito, non state seguendo, andateci, perché non ve ne pentite. Sono veramente. E lui è il re della cucina sua a brace, in generale pure. E allora in uno dei suoi video che io seguo hanno fatto sta picchiapò che mi è venuta proprio l'acquolina alla bocca quando l'ho visto. Io ho detto no, ci dobbiamo provare pure noi. Quindi ho preso la ricetta che dava e oggi mia moglie sta provando a farla. Ricordatevelo, seguiteli se non li seguite ancora. Campo Brace e l'amico Bullo. Persone squisite, simpaticissime. Loro vivono proprio in camper e quindi diciamo c'hanno tutta una situazione che raccontano, che narrano dei loro, diciamo, delle loro soste, dei loro viaggi. E vivono in camper, mi sembra, da 2 anni ormai, 1 anno e mezzo, 2 anni. Sì, veramente simpatici. Seguiteli, mi farebbe pure piacere, insomma, che. Campo Brace e l'amico Bullo. Questo è il filo del positivo. Vedete? Questo lavoro qui permetterà poi la regolazione della cinta. Andiamo a mettere la cinta e poi lo tensioniamo. Poi comunque in questo video vi lascio anche il link del canale di Pasquale e Samantha. Se lo seguite mi fa piacere. Accenditi. Funziona pure cordito adesso, faccio accenditi. Tutto è regolare. Spengiti. Che tecnologia, eh? Faccio così, tac, e lui mi sente. È già in linea con noi, capito? Tutto quel discorso lì. Ok, ragazzi, io procedo a rimontare il resto. Like crazy, you placed your arms on my head. We fell into my snowbed. You started up.